una cantina per la produzione del vino in un territorio molto bello pieno di vigneti. Vedete in basso la struttura della cantina, della pianta, e in alto la sezione che mostra questa cantina che entra, un cordone ombelicale che entra nella montagna stessa. Qui vediamo a tre quarti l'immagine di questa cantina, andiamo avanti, e qui la vediamo sul suo asse. La cantina ha questo elemento centrale che porta la luce in basso dove c'è la vinificazione, che è attraversato unicamente da questa grande scala che sale, perché dal punto più in alto vi è la possibilità di vedere il mare. Quindi vi è una condizione specifica di un luogo che in mezzo alle colline, con la produzione della vigna, però può vantarsi di avere questo rapporto visivo col mare che si trova a pochi chilometri di distanza. Le braccia laterali sono invece unicamente dei fronti, con i differenti servizi che adesso io non sto a narrarvi, dall'imbottigliamento all'invecchiamento alle zone amministrative eccetera, che penetrano nella montagna stessa. Qui siamo su un elemento laterale, nella parte retrostante dove in alto entrano i vitigni che poi per gravità vengono calati in basso. Ci sono queste nuove attenzioni al vino che non deve essere pompato perché sembra che riceva troppo ossigeno, per cui si cerca di fare un trattamento molto naturale. E questo è il cunicolo che lega alla montagna.